Da oggi, 24 giugno, il mercato coperto di Via dei Bastioni a Pescara ha riaperto i battenti. Il 21 maggio scorso, durante i controlli dei carabinieri del NAS e il personale della ASL, erano state rilevate delle carenze igieniche. Il comune ha effettuato alcuni dei lavori necessari. Con Diego Martelli andiamo a verificare qual è la situazione. Seguiteci. Abbiamo iniziato verso le 6:30 la riapertura e sta andando benino, diciamo, stiamo riposizionando tutti i banchi, la merce, stiamo ricominciando, finalmente siamo rientrati e possiamo iniziare a lavorare come prima. Anzi meglio, perché è ristrutturato, è molto bello, è più pulito. Com'è stato questo periodo all'esterno del mercato coperto? Sì, abbiamo lavorato fuori al mercato e finalmente è passata. E almeno abbiamo anche lavoricchiato un pochino, non siamo stati fermi completamente, meno male che è finita. Quanto ci avete perso in termini proprio economici? Ma io un calcolo non l'ho fatto, vi dico la verità, c'è stata un po' di roba che è andata un po' buttata, l'importante è rientrare e ricominciare a lavorare. Speriamo che vada tutto bene, tanto credo che i clienti ci seguiranno, anche perché ci hanno dato anche una grande mano quando eravamo qui fuori, in condizioni un po' disagiate, però tutto sommato è tutto a posto. Ricordiamo quali disagi avete affrontato dal 21 maggio ad oggi. Niente, solo stare nei gazebo e di conseguenza fare sotto e sopra, spostare la roba, rientrarla, comprare un pochettino di meno, avere meno esposizione, meno forniture. Però ce l'abbiamo fatta. Mi sono rimasta un po' male quando ho visto che era chiuso, adesso finalmente pure per questi venditori possono guadagnare qualcosa. Viene spesso qui? Non tanto, però mia madre viene spesso qui. Quali altri lavori devono essere effettuati in questa struttura? C'è l'impianto di illuminazione che dovrebbe arrivare a metà luglio, quindi toglieranno questi neon vecchi e useranno una tipologia all'avanguardia, tutti LED molto sottili. Come potete vedere stanno ancora i fili abbastanza penzolanti. E niente, poi si dovrà riqualificare sopra, però ci vuole del tempo. Ovviamente tutto subito è impossibile, quindi già il fatto di essere rientrati siamo contenti così.